8-3 minuti quando ci chiama Simone da Gubbio. Ciao Simone, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Conigli, come state? Bene, 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 bene. Simone, allora, che è successo? Allora, io sono un insegnante, tra l'altro questa quarantena mi permette di seguire tutte le puntate vostre, senza soluzione di continuità, è una delle poche cose possibili. Mi sembra un aggravante della situazione, no? Comunque, vabbè, grazie. Comunque grazie a nome del popolo italiano, perché voi siete una delle poche certezze in questo periodo. Siamo messi male, veramente. Grazie Simone. Allora, i medici e gli infermieri. Allora, era aprile, era periodo di colloqui con i genitori, colloqui scuola-famiglia, no? Era tra l'altro un giorno molto caldo, era mattina, io sarei entrato alla seconda ora e sulla tangenziale c'è un mega tamponamento, mega, quando cominciano ad essere 5 macchine coinvolte comincia a essere mega. Quindi era molto caldo, esco, smadonno si può dire in aramaico e in goto perché avrei fatto ritardo e si presenta, due macchine più dietro coinvolte l'incidente, c'era un genitore di un alunno mio che avrei dovuto vedere al pomeriggio, no? E allora mi fa, in attesa del carro attrezzi, non è che ci mettiamo in macchina mio Gianluchino. Sì, va bene, se non va bene. Simone, tu hai conservato quella plomb. Io ho conservato la plomb, mi ho detto, guarda, in questo momento potrei dire le cose non veritiere, ovvero veritiere, meglio che lo facciamo. Cioè, potrei non essere diplomatico, quel tanto che invece forse è necessario. Vabbè. Simone, grazie! Mamma mia, che cosa state scrivendo su questa parte?